vado a ricordare innanzitutto che con questa degustazione che noi faremo, parte del ricavato andrà a casa di Marta. Penso che vi sarò, la conosce perché fa tantissimi servizi utili per la comunità, non da ultimo Francesca Bronte, ti ringrazio, lei è sempre di corsa. Oggi non può esserci, non perché si sta divertendo, ma perché appunto è impegnata con i suoi impegni militari. E stanno preparando il dormitorio perché altrimenti dormirebbe al freddo. Quindi insomma parte del ricavato, grazie anche ai proprietari, andrà a casa di Marta e sarà molto utile, molto apprezzato. Quindi grazie sin da ora e mando i saluti a Francesca Bonanté che ci seguirà, ci ascolterà grazie a Piero da Saronno. Invece di Francesca Bonanté abbiamo Vito, che è un volontario da molti anni a casa di Marta, quindi può raccontarci la sua esperienza e può parlarci di questa realtà importantissima per Saronno. Prego Vito. Grazie. L'applauso troppo se per caso riesco ad affascinarvi. Farlo prima va bene. È un incoraggiamento. Allora, ho questo meraviglioso onere di sostituire Francesca Bonanté, che per i salonnesi è un mito, soprattutto è la discendente diretta di uno dei due ideatori di Casa di Marta. Casa di Marta è una casa, è un palazzo di 7 piani, che 7 anni fa, così giochiamo con i numeri, è stato dato ed era completamente vuoto. Quindi erano 7 piani di edificio con dentro niente. Due amici, Giulio ed Enzo, molto noti salonesi, appunto uno è il papà di Francesca, si sono trovati e hanno avuto questa idea di fare qualcosa, per chi poteva avere bisogno. In senso lato, ma quando solo 2 persone si trovano, il rischio è di essere un po' autoreferenziali, di compiere degli errori. Allora, 2 amici cosa fanno come prima cosa? Chiamano degli altri amici. Allora, questo gruppo di amici comincia a dare vita a questa casa che comincia a riempirsi. Oggi Casa di Marta ospita 15 associazioni, ma diversissime tra loro, cioè dalla LILT a la Rete Rosa, cioè gruppo di aiuto allo studio, l'emporio alimentare, ha l'ultima invenzione, come anticipava Silvia prima, è questa dell'emergenza freddo, per cui avete magari visto su qualche giornale, siamo a 9 posti letto allestiti, tutto ciò che si muove all'interno di Casa di Marta non vede all'interno di Casa di Marta muovere un euro, quindi nessuno vede soldi che girano, tutto ciò che viene fatto dai 300 volontari che sono presenti in Casa di Marta, vi dico 300 arrotondando, non sono 300 esatti, permette di portare avanti tutto ciò che è nato da questi 2 amici e si è propagato con un contagio più o meno uguale a quello del Covid. Perché se vediamo la moltiplicazione dei servizi che vengono offerti, la mensa offre tutti i giorni 50 pasti, tutti i giorni vuol dire 7 giorni su 7. A volte il coinvolgimento è stato rovesciato, cioè si è creato un servizio perché c'erano i volontari. Alcuni lavoratori hanno dato la disponibilità, allora si è potuto fare la mensa anche a sabato e a domenica. Mentre durante la settimana si doveva beneficiare della partecipazione di chi era pensionato, chi poteva farlo per gestione del tempo. Tra questi, dicevo prima, io mi occupo dell'aiuto allo studio, insieme a qualcun altro che è presente, ci sono 33 ragazzi iscritti. L'anno scorso abbiamo fatto 1500 ore di lezione. Ma cosa vuol dire avere dei ragazzi che vengono lì a farsi aiutare? Vuol dire che questi ragazzi ritrovano un fascino nei confronti della scuola e non li troviamo a fare delinquenti a Saronno. Quindi se vi viene voglia di aiutare Casa di Marta, anche per un sano egoismo, aiutiamola, che così creiamo una Saronno migliore, aiutando quelli che hanno difficoltà che non vadano a sconfinare in altri territori. Vi do un esempio diretto, un mio alunno dell'anno scorso, un meraviglioso ragazzino,
mi raccontava che nel suo cortile, con la fedina penale pulita, erano in due, lui e suo cugino. Considerate come può essere una corte e calcoliamo quale può essere la realtà della nostra Saronno. Non so dove fermarmi perché le cose da dire sarebbero tantissime. La prima provocazione è: se vi capita di passare da Via Piave in qualunque giorno della settimana, quell'edificio è sempre aperto. Trovate una croce argento che ha una sede lì, trovate una serie di possibilità anche di entrare e farvi spiegare, perché entrare nei dettagli di 15 iniziative è veramente difficile. L'Emporio è un posto dove si fa la spesa senza soldi, che non è aperto a tutti. Perdonatemi, mi sono dimenticato di zittire qualcosa. Niente di male. Succede. E quindi ogni volta che avete voglia di passare da quelle parti, fate in modo di entrare e farvi spiegare. Vale sempre la pena di vedere come è fatta l'accoglienza. Quell'accoglienza che è quella che noi pratichiamo quando arriva un amico, gli apriamo la porta. Quando arriva un figlio, non dobbiamo aprirgli la porta, ci sconvolge la vita, però dà un senso molto superiore a quella che è la nostra vita. E adesso arriva il problema, è quando arriva una persona, e dico persona, uno sconosciuto, è di fronte, noi siamo di fronte a un bivio. Scegliere mestamente di abbassare la testa oppure compatirlo. Ostia, compatirlo? Viene dal latino cum patos, patire insieme, quindi condividere la sua sofferenza. Ecco che l'accoglienza diventa un abbraccio, un sorriso. Ed è quello che, soprattutto in questo periodo, Francesca con tutti gli altri stanno moltiplicando a vantaggio di chiunque abbia una necessità. Anche da un punto di vista culturale, la biblioteca che c'è all'ultimo piano è una meraviglia che conta 16.100 libri, con donazioni di grandi personaggi di Saronno, non posso citare tutti perché sennò diventa tremendo, ma abbiamo la Treccani originale, cioè i 54 volumi, cioè Treccanino. Ci sono volumi specifici catalogati da persone che hanno fatto un lavoro, non voglio dire che siamo pari alla Sormani, però 16.100 volumi, non so quanti lo possano vantare in un compasso anche piuttosto ampio. Io mi fermerei qui invitandovi a degustare questo caffè che oggi forse costa un po' di più, ma dal gustare si passa al degustare. La particella de, nobilita, ricordate? Da dove viene quel de? Ma qual è il gesto più nobile che possiamo fare se non una degustazione che abbia come scopo finale quello di dare una mano a rendere la nostra Saronno migliore? Bene. Grazie. Di Marta. E noi abbiamo l'onore di avere qui ospite oggi Sua Eccellenza il Console Onorario della Repubblica di Tanzania, che inviterei qui al mio fianco. Chiedo scusa, ma ho parlato spontaneamente prima della beneficenza. No, ma già. Però è il nostro ospite d'eccezione perché, come abbiamo anticipato, una miscela che serviranno oggi arriva proprio dalla Tanzania, una miscela di caffè. Io l'ho già assaggiato, è squisito, e tutti hanno detto altrettanto, quindi avremo due scelte, è vero, però questo è veramente ottimo. E allora lascerei la parola a Sua Eccellenza. Grazie. Che ci è venuto a trovare, e tra l'altro, se non sbaglio, è del Varesotto, è originario, sì, del Varesotto. Sì, sì, abito sul Lago Maggiore, sì, ho sposato una gemina inglese, per cui benvenuti. Allora. Grazie, mi riaggancio al discorso della beneficenza perché, come potete immaginare, per lavoro o per piacere partecipo spesso a degli eventi, a degli incontri. Ovviamente ci sono quelli istituzionali e ci sono invece quelli veri, quelli produttivi, quelli che hanno un senso. Per carità, adesso non voglio banalizzare, anche quelli istituzionali porteranno a qualcosa di buono, ci si augura, ma sicuramente qui invece abbiamo la certezza
che portino a qualcosa di buono. Io sentivo e sento le più diverse iniziative e questa è estremamente concreta come iniziativa, non è un progetto, è qualcosa che si sta già svolgendo, per cui due volte mi fa piacere essere qui e aver sentito prima chi ha esposto l'aspetto di volontariato rispetto alle banalità che posso dire io. Le mie banalità sono collegate più che altro al fatto di rappresentare, di avere l'onore di rappresentare la Tanzania in Italia, per cui una nazione, facciamo un gioco a premi, un'isola con la Z, un monte con la K, visto la barca. Vado più sul difficile, un lago con la V, quindi sapendo voi già tutto, mi limito a dirvi degustate questo caffè. Io peraltro mi sono autodenunciato appena sono arrivato, quindi nessuno ne abbia male, non bevo caffè, però sono sicuro che è ottimo, perché ho portato come l'unica persona di cui mi fido mia moglie e quindi lei lo ha provato, perché tra l'altro per coincidenza, a proposito di partecipare a incontri, quando è stato realizzato mi hanno omaggiato, l'ho riconosciuta poi venendo qui, non sapevo che si trattasse dello stesso prodotto e quindi ho avuto modo già di farlo assaggiare a mia moglie che se lo ha apprezzato, lei, ripeto, l'unica donna di cui mi fidi in generale, di conseguenza sono sicuro che è un prodotto valido. Poi aspetto che siate anche voi a darmi conferma, poi ringrazio Federico che mi ha contattato per primo ed è stato un piacere aver avuto questa avere, perché ancora sono qui, questa opportunità. Grazie a voi per quello che state facendo e continuerete a fare. Non ero stato a Saronno, ho fatto una passeggiata con Federico abbastanza lunga. Io sono innamorato di queste città che hanno un pavé con un richiamo all'antico, però elegante, però sobrio, però pulito, e quindi anche se sono realtà piccole rispetto alla metropoli, mi trovo più a riempire lo spirito con una passeggiata qui che non a fare. Prego. No, volevo dire due parole brevemente sulla realtà della Tanzania, perché i telegiornali non, a meno se. Mi fa solo piacere, anzi, benvenga, io ho sempre paura di annoiare, ma se me lo chiedete voi sono solo felice. La Tanzania, o Tanzania, è una nazione che presenta una sicurezza e una stabilità politica, sociale, religiosa, economica, e chi più ne ha più ne metta da sempre. Io ero ragazzino, non so se lo ricordate anche voi, Telecity, Telenova, c'era i viaggi del ventaglio, Zanzibar, esiste il turismo a Zanzibar da prima evidentemente di quando io ero ragazzino, e c'è sempre stata una grande stabilità. Adesso abbiamo una donna presidente per la prima volta nella storia ed è la seconda donna che presiede una nazione africana da che io abbia memoria, perché la prima è stata il premio Nobel per la pace Madame Sherif per la Liberia nel 2015, la nostra Mama Samia, come la chiamiamo, è la prima donna presidente della Tanzania, gode ovviamente già solo per questo motivo di un rispetto internazionale considerevole. Io sono stato l'ultima volta con la famiglia non un mese fa, ma l'ottobre precedente, e a Zanzibar per esempio la sera facevo uscire tranquillamente i miei figli dalla struttura, perché la cosa peggiore che potesse capitare era che gli regalassero un braccialetto. Certo, Dar es Salaam è una metropoli e come può essere pericolosa Milano, lo è anche la metropoli africana. Zanzibar invece è un piccolo paradiso di serenità. Sul piano turistico, a parte il gioco a premi che abbiamo fatto poco fa, abbiamo i più bei safari dell'Africa, perché il Serengeti, Ngorongoro, che è un cratere naturale, per cui si vedono prima dei piccoli pallini colorati che si muovono dalla cresta di questo cratere, poi avvicinandosi ci si rende conto che sono gli animali, inclusi i Big Five, c'è il Lake Manyara, il Tarangire, sono 6-7 parchi nazionali di altissimo livello, ha una popolazione come la nostra, però con un territorio di gran lunga superiore, e in questo momento sta attraversando anche un periodo di boom
interessante. Noi abbiamo avuto un'azienda toscana che sotto il mio mandato, quindi negli ultimi 5-6 anni, ha aperto una fabbrica di calzature utilizzando il pellame delle mucche locali. Abbiamo avuto un imprenditore che ha aperto un piccolo stabilimento per la produzione di olio di semi di girasole. Abbiamo prodotti, Zanzibar è famosa per le spezie, per cui dal chiodo di garofano all'altro giorno abbiamo fatto i biscotti a casa con la vaniglia di Zanzibar, piuttosto che il pepe. Quindi è una nazione che sull'imprenditoria industriale e commerciale, su quella turistica non ne parliamo, e sulle materie prime offre tantissimo, con tutta una serie di agevolazioni politiche e fiscali in questo momento, perché Mama Samia ha desiderio di importare non il know-how asiatico, per non utilizzare un'espressione precisa, con tutto l'amore che ho per tutte le nazioni, però diciamo che i prodotti di estrazione cinese sono più soddisfacenti sul piano economico, ma molto meno sul piano della qualità. Ecco il desiderio di portare dall'Europa, dall'Italia, in particolar modo il mio consolato è stato riaperto anche per questo motivo, l'imprenditoria italiana a poter investire per creare anche un'infrastruttura industriale, commerciale, oltre che lo sfruttamento delle materie prime. Non solo sfruttamento. Il neocolonialismo da noi non c'è. C'è una grande forma di cooperazione, tanto che noi organizziamo ogni anno, siamo al terzo, l'abbiamo fatto adesso ad ottobre, un business forum Italia-Tanzania. Il primo è stato a Roma 3 anni fa, il secondo è stato a Dar Salaam e Zanzibar, occasione nella quale ho portato anche i figli a fare il safari. Il terzo è stato un mese e mezzo fa, con, per la prima volta nella nostra storia, da quando ci sono le relazioni diplomatiche, il primo ministro della Tanzania è venuto qui ospite, siamo stati dal presidente Fontana, Regione Lombardia, siamo andati a visitare la fattoria Solesina, abbiamo visto delle realtà affinché proprio nel discorso di una maggior capacità della gestione anche dell'agricoltura, dell'allevamento, del caseario si possa crescere. Lui ha chiesto proprio, un primo ministro che chiede di andare a vedere una fattoria anziché fermarsi al Principe Savoia a cena, la dice lunga. Quindi non parliamo più noi di diplomazia, parliamo di business diplomacy. Sono esclusi i dinner gala, i finger food e le cenette. Si fanno di circostanza, di piacere, di rispetto verso le altre nazioni, ma gli ambasciatori che attualmente Mama Samia ha messo in giro per il mondo sono tutti operativi, perché il desiderio è quello di creare proprio una sinergia con una popolazione che, peraltro, vi dico, al di là di tutte le cose che vi ho raccontato dei prodotti e delle bellezze naturali, come ricordo vi lascio il sorriso, perché da quando voi atterrate avete a che fare con il fattorino che vi porta la borsa all'aeroporto, a Mama Samia che ride meno ma per le preoccupazioni probabilmente, però tutti accolgono con un sorriso, e questo è quello che io vi racconto, perché a me è stato raccontato da chi c'era andato prima di me. Poi sono andato, l'ho sperimentato, e quindi è una nazione buona, è una popolazione buona. Come in tutto il mondo ci sono i buoni e i cattivi, però c'è un'indole. L'italiano è accogliente, l'italiano è festaiolo, è per la famiglia, il tanzaniano è di indole buona. E quindi si trova una certa facilità a interfacciarsi con loro, noi, nel momento in cui si va anche a lavorare. Certo, bisogna insegnargli, ecco il know-how, bisogna insegnargli il nostro modus operandi, perché Hakuna Matata e Pole Pole fanno parte della cultura, però li rende buoni, per cui ognuno, io da loro prendo talvolta, perché sono un ansioso frenetico, quando posso prendo la speranza di potermi rilassare, e a loro andiamo ad insegnare la produttività magari tipica del popolo italico, che è un popolo di creativi da sempre, insomma. È una facile commistione, perché sono complementari come popoli, per quanto li ho conosciuti io in 7 anni. Grazie a voi di nuovo, buona degustazione. Senza dubbio, ma io con Federico ho già programmato. Grazie. La regione da cui lei proviene, dove il caffè è famosissimo, quindi siamo tutti ad ascoltare.
adesso dopo tutte queste cose così importanti che abbiamo ascoltato, mi viene quasi un po' da ridere, perché vi racconterò delle cose che per noi sono importanti, ma ovviamente hanno un risvolto molto locale. Io sono campana e quindi a Napoli il caffè la fa da padrona, no? Siamo convinti di produrvi, poter gustare il caffè più buono d'Italia, questo, di questo siamo convinti. Ma al di là di quello, il caffè giù nel meridione, o comunque a Napoli, ma anche in Campania nel meridione, è un rito. Cioè è un modo per dire stiamo un po' insieme. Quando si dice andiamo a prendere un caffè, è un po' come dire vuoi stare un po' con me, oppure vieni ti offro un caffè, è un modo per poter dire mi fa piacere stare con te. Quindi sì, il caffè rappresenta momenti piacevoli, momenti che si trascorrono così, di diletto, e si trascorrono tanti momenti. Il napoletano in media, leggevo, beve 5 caffè al giorno. Perché non so se voi avete visto, 10 anni fa è stato fatto quel film Benvenuti al Sud, c'era il postino che correva da una parte all'altra e quando portava la posta poi tutti volevano offrire qualcosa e lui non poteva mai dire di no, perché al caffè non si può dire di no, è un'offesa, è come dire non so, vieni ti faccio entrare, vieni a casa mia ti offro un caffè, non si può dire di no alla padrona di casa che offre un caffè. È ovvio che il caffè si prende anche al bar e al bar le tradizioni vogliono che ci si fermi al banco a prendere il caffè. Perché? Perché c'è la voglia di parlare, anche l'abitudine, parlare con chi il caffè lo prepara. Per cui tutte le mattine si va allo stesso bar e si chiacchiera un po' con chi prepara il caffè. Ovviamente sanno tutto, ognuno sa tutto di tutti. Il caffè è solo il caffè. Cioè, adesso vi dico questo perché non ha tante sfumature il caffè napoletano come quello che si prende e si sceglie di gustare al nord. Il caffè è un caffè, viene servito in tazza caldissima ed è bollente, è amaro, viene servito con l'acqua. L'acqua, un po', un goccio d'acqua c'è sempre, si beve prima del caffè. Se si ordina anche un dolce, il caffè va sempre dopo. Cioè prima il dolce, poi il caffè. Cioè ci sono dei riti, anche lì ci sono dei riti. Quando sono arrivata qui tantissimi anni fa, mi sono accorta che il caffè non era solo un caffè. Il caffè era lungo, corto, basso, di soia, un caffè macchiatone in tazza di vetro. Ecco, tutte queste sfumature noi non le abbiamo. Quando i miei genitori mi venivano a trovare, le prime volte erano un po', come dire, rimanevano un po' male, perché questo caffè non è il nostro caffè, no? Per cui poi hanno imparato a dire un caffè basso, perché il caffè napoletano è un caffè due sorse finita lì, non un caffè, per cui per ottenere più o meno quel sapore, ecco, poi non è arabica, ma è per lo più robusta, dicevano così, è una robusta, una miscela robusta con un pezzettino di arabica. Spesso si forma proprio una crinina, no? Che va girata. Quando si dice lo vuole dolce o amaro, se si dice dolce perché si chiede di aggiungere quella cremina che fa diventare, non so se voi avete mai assaggiato, però se andate a Napoli, se andate al Gambrinus, adesso vi nomino proprio il tempio del caffè a Napoli, provate a chiedere un caffè così. E poi ci sono quei caffè che vengono chiamati caffè sospesi. Adesso Silvia lo voleva sapere, ho detto no, aspetta, te lo spiego quella sera. È una tradizione
del tutto napoletana, quella di pagare il caffè, e se se ne paga uno, cioè se si è da soli se ne pagano due almeno, se si è in tre se ne pagano quattro, perché si dice ne lascio uno sospeso, perché la generosità dei napoletani fa sì che tutti possano godere di un caffè. Quindi poi si apre spesso la porta del bar e si chiede, c'è qualcuno che chiede, c'è un caffè sospeso per me? Sì, vieni, vieni! E quindi, insomma, c'è così la possibilità di godere del caffè, sì, viene regalato, ecco, un caffè che viene regalato e si chiama caffè sospeso. Il caffè viene anche offerto in momenti molto delicati, non solo di piacevolezza, vi ho raccontato, il caffè si condivide con gli amici, ma anche in momenti difficili, in momenti tristi. Ai funerali si va a casa del defunto e si porta il caffè. Si porta il caffè, si serve il caffè ai familiari, proprio perché è come se fosse una carezza, è come per dire se ti posso aiutare in qualche modo, è una forma di condoglianza anche il caffè. Quindi insomma ha tanti, tanti aspetti. Il caffè è famoso perché per De Filippo, l'avete sentito tante volte, la spiegazione di come funziona la caffettiera napoletana, quella che si gira a doppio filtro, il caffè nella musica, insomma il caffè napoletano da quando nell'Ottocento Maria Carolina, che veniva dall'Austria, ha portato il caffè sposando Ferdinando di Borbone, è rimasto una tradizione ed è un popolo che vive di quello. Un'ultima cosa, quando sono arrivata qui i primi anni, portavo con me il Kimbo, è una miscela banalissima, una miscela che si vende anche qua, ma almeno allora si diceva che il Kimbo prodotto per il nord non era lo stesso del Kimbo per il sud, e quindi io tentando in tutti i modi di voler bere qualcosa che potesse essere simile al caffè che bevevo giù, sa un po' quando si portano anche le mozzarelle, ci si porta un po' di cose, portavo con me dei pacchi di Kimbo tostatura sud, e mia madre mi andava a comprare giù e diceva questo è il Kimbo che si vende qui, quindi sarà sicuramente questo, non lo so, questa era una convinzione dei miei genitori, quando lo preparavo sentivo il profumo di casa mia. E quindi sì, però diversa, perché questo è anche dell'acqua, dell'aria, è una testatura proprio più scura, una suggestione più grazie. Grazie Maria Assunta per queste curiosità, e adesso io lascio la parola e tutto lo spazio a Giuliano e Maurizio, che vi spiegheranno come si prepara questo famoso caffello. Grazie, questa grazie degustazione. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Silvia, Maria Assunta, Federico, al console che ci hanno omaggiato, che ci hanno aiutato anche in questa nella preparazione di questo evento molto importante, molto interessante, e che spero sia utile anche per capire, cogliere le differenze, le qualità anche di questa bevanda, che è la bevanda più bevuta al mondo, non ce n'è. Questo evento si basa soprattutto sulla degustazione di due caffè. Uno è il Tanzania, perché è monorigine, arriva direttamente da questa regione, da questa diciamo località, ed è un 100% arabica, 100% arabica perché, come spiegava giustamente Maria Assunta, quando noi beviamo il caffè al bar, la miscela che ci propongono non è mai solo 100% arabica o 100% robusta, è una combinazione, perché l'arabica è diciamo la parte più nobile, più pregiata, la robusta è quella che fa la crema,
Quindi bisogna cercare di armonizzare queste due varietà di caffè in modo da avere poi nella tazzina il giusto compromesso che ci piace, compromesso perché poi tanti vengono a bere il caffè da me piuttosto che nel bar di fianco, piuttosto, perché a queste persone piace quel tipo di caffè. Il 100% arabica invece è un caffè molto più delicato, un caffè pregiato, perché l'arabica è molto più pregiata come sia, perché viene coltivata, diciamo che è meno diffusa tra l'altro, ed è molto dolce, ed ha anche una leggera acidità che si può cogliere proprio sulla punta della lingua, no? Quando noi assaggiamo un'arabica sentiamo, capiamo che è 100% arabica perché punge un pochino sulla punta della lingua. L'altro caffè che noi proponiamo è una miscela, la miscela che si chiama Christmas Blend, che viene, diciamo, proposta tutti gli anni a Natale dalla torrefazione che ci dà il caffè, ed è in questo caso la miscela di sempre un caffè che arriva dalla Tanzania, una parte che arriva dal Guatemala e una parte dal Brasile. Quindi, pur essendo tutto 100% arabica, è comunque, diciamo, molto un pochino più armoniosa come sapore e come anche all'olfatto, quando si annusa un pochino il caffè nella tazzina. Questa Christmas Blend noi lo proponiamo fatto con la moka. Lo proponiamo fatto con la moka perché è il modo migliore per questo tipo di caffè per assaporare e per cogliere anche quelle sfumature che gli assaggiatori di caffè riescono a cogliere molto bene, no? Secondo me c'è anche tanta poesia con questo, c'è un po' di fumo, no? Perché qualcuno riesce a cogliere il retrogusto di in alcuni caffè, di mora, di muschio, di erba bagnata, vabbè, ma no, lo fanno per lavoro, quindi sono anche abituati e sono allenati anche a cogliere questi profumi, questi sapori. Noi ci accontentiamo di offrirvelo nella tazzina fatto con la moka, se avete voglia di assaporarlo, e devo dire che è molto delicato, molto più delicato rispetto ad un caffè fatto poi con la macchina dell'espresso. Il caffè che bevete voi di solito alla mattina è una miscela, quello che bevete al bar, che si beve quotidianamente, sono delle miscele. Come giustamente mi faceva osservare un signore prima, anche il caffè comunque che si beve in tazzina al bar al mattino, magari anche di fretta, deve avere comunque delle caratteristiche particolari, cioè deve avere una cura particolare, vale a dire non basta secondo me macinare il caffè, mettere il gruppo e farlo scendere, ci vuole una cura, un'esperienza, anche diciamo un amore per il caffè, vale a dire quindi molta cura nella manutenzione della macchina, la cura della miscela che viene proposta, la cura della mano di chi lo fa, perché non tutto, cioè anche il barista ha la sua importanza, cioè è lui che deve poi saper dosare e pressare nel modo giusto, poi bisogna, prima di fare il caffè bisogna lavare il gruppo perché bisogna togliere tutti i residui del caffè precedente, quindi si dice tra virgolette nel gergo flussare, bisogna flussare il caffè. E poi anche la manutenzione ovviamente della macchina, la miscela l'ho già detto, e poi anche io aggiungo il meteo perché è molto importante, quando piove, quando c'è la nebbia, quando c'è umidità, il caffè tende ad impaccarsi, quindi bisogna regolare la macinatura del caffè, se c'è il vento si dice che il caffè corre, per cui bisogna regolare la macinatura del caffè, quindi dietro la tazzina del caffè, come diceva Maria Assunta, c'è tutto un mondo che è affascinante, un mondo che bisogna conoscere, che gli italiani comunque sanno anche apprezzare. Adesso lascio la parola a mio marito che vi spiega. Qualche segreto della moka. Il caffè decaffeinato? Sì. Io non lo bevo mai, non ho mai. Ma no, decaffeinato per me non mi piace, non l'ho mai provato, ma dico non mi piace, non perché esiste. Penso che manchi qualche cosa
al vero caffè? Allora, dipende da come viene tolta la caffeina, ovviamente. Io le propongo la prossima volta, anche oggi se desidera, io le offrirò una tazza di caffè decaffeinato nostro, perché viene la caffeina viene eliminata non con un processo chimico, ma con un processo molto naturale, quindi con l'acqua, col vapore. Sì, una volta si usava la moniera. Una volta si usava la cloridina, diciamo dei prodotti chimici, certo. Adesso invece lo si fa con l'acqua, e devo dire che quindi adesso non si altera assolutamente quello che è il sapore del caffè, anzi devo dire che, non dico perché vabbè, è il nostro, però il nostro caffè decaffeinato piace molto, tant'è che lo vendiamo tanto anche da sport. Chi lo beve in tazzina poi lo vuole bere anche a casa. Sì. La prossima volta glielo offro. Possiamo assaggiare. Giuliano, i tempi invece non. I tempi, sì. Per quanto riguarda l'erogazione del caffè, perché magari alcune adoperano un tempo decisamente maggiore, altri tendono magari a limitare. Lì, allora, a seconda di quello che uno preferisce, okay. Come giustamente si diceva, dipende il caffè. Adesso basta. Caffè è di tutti i tipi. Si va dal caffè classico, al lunghetto, il lunghetto, il macchiato, il macchiatone, il cortissimo, cioè proprio c'è tutta una gamma, e allora lì il barista si regola in modo da soddisfare quelle che sono le esigenze del cliente. Siamo disposti a tutto. A tutto, no, quindi è la quantità del caffè che conosci. La quantità è sempre quella. La quantità di acqua è lungo, noi allunghiamo, cioè eroghiamo più acqua ovviamente. Chi lo vuole corto si spegne prima, la possibilità pure si usa il cucchiaino, si toglie, in modo da, esatto, resta più concentrato. C'è la credenza che il caffè lungo faccia meno male del caffè normale, ed è una credenza sbagliata, perché con più lasciamo erogare l'acqua, con più viene estratto il caffè, quindi tutto quello che c'è nel caffè, compresa la caffeina, viene estratto. E allora il caffè lungo non è vero che fa meno male del caffè dell'espresso. L'ideale e non estratto lungo. Sì. L'intenditore si fa fare un caffè assaggiare del caffè nato. E adesso me l'ha detto, sono adesso però sei obiettiva. Comunque si presenta bene. Ma non se ne accorge. Visivamente non è poco, non è tanto, perché sennò io dico questo è uno sciacquone. Però dica pure la verità, non c'è problema. Sì. Per me non sono parlato della macinatura. Sì. Ci sono le famose 5M, che sono la miscela, la macinatura, la macchina, la mano e la manutenzione. Queste sono le 5 regole per il fare meteo. L'espresso. Io ho aggiunto anche il meteo. Facciamo 6. Ecco, 6 e siamo a posto. La macinatura è fondamentale, perché se in effetti non saprei distinguere dal fatto che fosse decaffeinato, vero? No, non si dice, però in effetti lo apprezzano, perché di solito il decaffeinato è acqua sporca. Invece questo è abbastanza corposo. Dicevo una ciofetta. La macinatura è fondamentale. Ci sono due macinature diverse, sia per l'espresso che per la moca. Avendo meno pressione nella moca, la macinatura è più larga. Nell'espresso, che ha una pressione di 8-9 bar, la macinatura è molto più fine, perché il fatto che sia fine ma è compensato dalla pressione della macchina. E quello che succede... Ma la macinatura dipende dall'umidità, Sì. Quando piove o è umido, come diceva mia moglie, il caffè è una materia viva, assorbe l'umidità, se lei lo macina troppo sottile si compatta e l'acqua fa fatica a passare. Facendo fatica a passare, se lei nota in qualche bar, succede anche a noi prima di regolarla, scende a goccia a goccia, non deve scendere a goccia a goccia perché si brucia.
Contrariamente invece se lo macina troppo grosso scende velocemente e perde in corposità. Per quanto riguarda la moca, se posso dare qualche consiglio, ecco, non c'è una legge scritta, cioè ci sono dei consigli che via via nel tempo hanno messo a punto e hanno consigliato. Allora, il consiglio fondamentale, cioè c'era un'usanza di... qualcuno dice che la moca non va lavata. È un errore, nel senso che... Io sono con acqua, non sono con acqua. No, alcuni non va lavata perché così il caffè viene più buono. Non è vero, perché il caffè ha dentro una componente di grasso e di... che rancidisce, se ne certo, è un po' come usare una pentola sporca, per cui la moca va lavata. Poi ci sono due linee guida, c'è chi dice che si può partire dall'acqua a temperatura ambiente, personalmente consiglierei di partire con l'acqua calda, perché il tempo di estrazione è più breve. C'è meno probabilità che bruci. E io pensavo, non lo faccio mai perché penso che rovini il caffè. No, dovrebbe essere meglio, nel senso, partendo con l'acqua calda, faccia 70 gradi, sì. L'estrazione magari avviene in 20 secondi, butto lì delle cifre a caso. Se parte l'acqua fredda, in 40-45. Sì. Questo lasso di tempo in più potrebbe bruciare un po' il caffè, perché scalda in maggior tempo. Commetto un'eresia se io metto nel caffè o il cacao amaro, una spruzzata di cacao amaro, o ci butto dentro un cioccolatino. Ma prima o dopo? Dentro il caffè amaro. No, nell'acqua. No, è nella tazzina. Ah, quando benissimo. Personali, no, benissimo. Soggettive. Tanta roba. Io nella tazzina, adesso qui non potevo chiederci, mi dà un po' di cacao amaro. Ah, sì. Oppure cioccolatino, adesso non ci ho pensato perché dentro a voi. Tutto dentro. C'è chi emulsiona lo zucchero con un po' di caffè che fa la cremina che sopra. Sì, ho capito. Aiuta. Ma non vuole che magari voi mi diceste, cosa ma anzi, no. Cioccolatoso, goloso. L'altra cosa da non fare la montagnetta nel filtro. Ah, sì, certo. Perché quando poi lei lo avvita si schiaccia, si compatta e fa il problema di uscire, si brucia. Quindi non va schiacciato. No. E fai i tre buchini, chi dice faccio dei tre buchini. Cazzo. Poi ognuno, poi a seconda delle regioni, ognuno ha le sue tecniche, diciamo, abitudini, ragazzi. L'altra cosa che non va fatta è mettere l'acqua nella caldaietta sopra la valvola, stare sotto la valvola. E l'altra cosa che consigliano di fare è tenere il coperchio aperto. Sì. Perché tenendolo chiuso, sempre al solito discorso, aumenta il calore, si brucia il caffè. Questo non lo sapevo. Queste sono delle indicazioni. Non schizza da tutte le parti. No, questo dipende dal principio. Lei non dovrebbe farlo a fuoco. È un po' come il discorso del caffè. No, è un po' come il discorso del caffè lungo. Lei non dovrebbe proprio estrarlo fin quando schizza dappertutto. Nel momento in cui ha finito, diciamo, di erogare il liquido marrone, lo dovrebbe togliere dalla fonte di calore e lasciare che finisca l'ebollizione senza il fuoco sotto, perché così estrae la parte, diciamo, migliore. No. Però secondo me la prova del 9 io suggerisco di fare come siete abituati e poi farlo come vi sto dicendo io. Se notate una differenza vuol dire che funziona. Se invece è uguale, continuate a fare come prima. Porto la mia macchinetta, la mattina. Cioè secondo me la prova vera è quella lì. Certo. Se notate una differenza vuol dire che questi accorgimenti hanno un senso. Queste macchine da caffè che vendono tipo, che ne so io... Le macchinette delle capsule però? No, magari che vendono, potrebbe essere quasi normale, arrivano allo stesso risultato o no? Come potenza no? No, per tre motivi sostanzialmente, perché lei ne fa pochi,
perché la pressione di quelle macchine lì non è questa, e perché le diventa molto difficile, non essendo abituato, a trovare una macinatura giusta. E tu il discorso sulle cialde, che cosa... Il discorso delle cialde... Adesso vanno per la maggiore. Cioè. Sì, perché sono comode, perché certo. Non si sporca. La qualità non è... Io preferisco la solita. Lo dico non perché noi vendiamo il caffè. Quindi in casa è meglio la moca. Io preferisco in casa è meglio la moca. Sì, personalmente la moca è meglio, ottiene risultati sicuramente migliori. No, beh, è stata un'evoluzione. Un'evoluzione di marketing, un'evoluzione di velocità. A parte, se non è un uso continuo, poi c'è il problema che tiri fuori il caffè un po' freddolino, diciamo, quindi insomma, non è il massimo. Perché poi lei la macchina dell'espresso dovrebbe tenerla sempre accesa, perché se la accende la mattina, insomma, non è che ottiene troppo. Diciamolo tranquillamente. C'è questo pericolo.